professore ordinario dell'Università degli Studi di Brescia in anestesia e rianimazione e dirige il reparto di anestesia e rianimazione 2 dell'ospedale 5. Il professor Nicola Latronico si è laureato nell'82 in medicina e chirurgia all'Università di Pavia, si è poi specializzato in anestesia e rianimazione, sempre a Pavia, e poi ha preso una seconda specializzazione in neuropatologia all'Università di Verona. E questa la dice lunga sul fatto che il professor Latronico ha una particolare affezione a quello che è e affetto a quelli che sono proprio i meccanismi biologici, i meccanismi molecolari anche, che sottendono le grandi problematiche legate alla clinica che mi vede, che mi segue tutti i giorni, che è la clinica della, legata a tutto quello che è il grande supporto alla chirurgia, quindi l'anestesia, ma anche il grandissimo ambito che è la riabilitazione. Nel suo reparto vivono tutto l'anno, di fatto, con condizioni di vite che sono appese a un filo, in cui la vita e la morte si interconnettono, continuamente. C'è un libro che io vorrei suggerire a tutti, se non l'avete già letto, che è Graffiti dell'anima. I Graffiti dell'anima di Angela Giovanna Ferrari e Alberto Re ha raccolto quelle che sono le testimonianze che erano presenti sui muri di queste due grandi rianimazioni, la prima e la seconda rianimazione dell'ospedale civile, con le riflessioni, le speranze, i dubbi, le disperazioni delle tante famiglie che avevano un loro caro in una di queste strutture. E diciamo che l'ambito della coscienza, l'ambito del coma, l'ambito dei meccanismi che legano la vigilanza, sono ancora gli ambiti più pieni, diciamo, di interesse e di mistero. E le basi biologiche, neurobiologiche di queste situazioni sono per il vero ancora un grandissimo ambito di studio, e noi ci auguriamo di capire sempre di più. Ci sono tante esperienze anche di vicinanza alla morte, di near death experience in realtà su questi grandi temi. Quindi io vorrei lasciare a lui, credo che sarà un incontro indimenticabile a quello di oggi. Noi registreremo questa lettura e quindi il video poi sarà disponibile sul sito delle Olimpiadi per tutti i vostri compagni che hanno aderito a questa iniziativa, quindi che hanno gareggiato insieme a voi ancora negli istituti, e quindi sarà disponibile per il futuro. Quindi io ringrazio molto il professor Latronico di essere con noi oggi. Grazie Marina, ho già lasciato la prestazione dopo una presentazione del genere. Ho detto a Marina che ho solo mezz'ora, non una settimana, e quindi in realtà parlerò brevemente, insomma, le basi di un argomento che, come possiamo immaginare, è straordinariamente complesso. Questo è lo schema che seguirò, cercare di definire cos'è il coma o il suo reverse. Nella pratica clinica vedrete quanto si è decisamente più pragmatici, perché corre l'obbligo. Cosa voglia dire svegliarsi dal coma, cosa voglia dire essere in uno stato vegetativo e infine le conclusioni. Come vi dicevo, il coma è il contrario della coscienza, ok? Sto dicendo l'ovvio, quindi credo che non la possa cavare così e che questo mi obblighi in qualche modo a fare il passo immediatamente successivo, che è decisamente, come dire, difficile, complesso da affrontare, probabilmente inaffrontabile. Dimostrarlo. Questo per esempio è una delle possibili origini del termine coscienza, più o meno intorno al 1500. Condivido, raggiungo una conoscenza insieme con qualcuno. Vedremo che una definizione del genere è straordinariamente utile nell'applicazione clinica. Quali sono le implicazioni di una definizione della coscienza in questo modo? Le implicazioni sono che vi è coscienza solamente se vi è una interazione.
cioè se vi sono delle risposte a qualcosa che viene dall'esterno oppure dalle necessità interne. Se non vediamo risposte, noi deduciamo che non è coscienza, il che evidentemente ha delle limitazioni. All'estremo opposto, la coscienza potrebbe anche essere vista come esperienza, e quindi la somma di tutto ciò che permette ad un individuo di sentirsi se stesso e non un altro. Voi capite che rispetto a quella precedente, in cui la coscienza può essere dimostrata, perché una persona opportunamente stimolata risponde, in questo caso la coscienza non è dimostrabile. Questo per esempio è un articolo molto citato, come essere un pipistrello, e che trovo intelligente, ecco, come dimostrazione del principio della coscienza come esperienza. Sappiamo che i pipistrelli vivono il mondo attraverso il loro sistema somma, e questo genera nel pipistrello indubbiamente una coscienza del mondo che è specifica, perché utilizzano quel sistema. Noi come esseri umani ovviamente siamo perfettamente in grado, sappiamo cos'è un sistema somma, e addirittura ne abbiamo costruiti anche di artificiali, ma questo non ci aiuta in nessun modo a comprendere che cosa voglia dire vedere il mondo attraverso un somma, perché noi non vediamo il mondo attraverso un somma. Questo per dirvi che la coscienza come esperienza è qualcosa di intimo, è qualcosa quindi per definizione di non dimostrabile, e se non è dimostrabile la coscienza in questa accezione, non lo è neanche la sua perdita. La coscienza può essere vista come autocoscienza, quindi la coscienza dei propri limiti, della posizione all'interno di un gruppo, di studenti, di una città, di uno stato, la coscienza del proprio corpo, la coscienza della propria coscienza. La coscienza è a sua volta, come dire, essenziale per l'autodeterminazione, perché se sono cosciente di me, allora sono cosciente dei miei limiti e delle mie capacità e posso fare le scelte, come la scelta che credo ci siamo sentiti raccontare molte volte di Adamo ed Eva. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando ne mangiassi certamente moriresti. Tra l'altro ho trovato questa cosa carina che se si deve a Giovanni Paolo II, che riflettendo proprio su questa citazione della Genesi, e dice che sicuramente questa è la prima volta che la parola morirai compare, ed è la prima volta perché, e quindi Adamo ed Eva non avevano coscienza della parola morire, perché fino a quel momento avevano vissuto nell'Eden dove il morire non era un'opzione. La coscienza può essere intesa come mente, e quindi ancora più ampio, perché in mente è tutto ciò che noi possiamo pensare, desiderare, sperare, credere, volere, ricordare. La memoria di per sé non è coscienza. Tuttavia, se non ci fosse la memoria, come dire, la coscienza verrebbe spezzettata in frammenti tanto piccoli che la vita avrebbe l'esistenza di secondi. Questo che è quello che succede per esempio in alcune malattie come la malattia di Alzheimer. La coscienza può essere vista come una dimensione morale, e di questo ci rendono conto le... Non si sente? Dicevo che la coscienza può essere vista come dimensione morale, e di questo rende conto l'uso della parola coscienza nella vita di tutti i giorni. Aveva la coscienza pulita, mai usata. La coscienza è la voce interiore che ci avverte che qualcuno potrebbe vederci, o se io oso dei morsi dalla coscienza o da quelli della fame. Oppure, se volete una citazione più dotta, la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, cui voce risuona nell'intimità propria. Quindi, di nuovo, una dimensione sì morale, ma questa irraggiungibile, come il concetto di coscienza basato sull'esperienza. Perché in questo caso la coscienza è condivisa solo da quella persona con Dio e non con altri. La coscienza è una pratica clinica
è definita come, vedete riportato in diapositiva, sia la consapevolezza di se stessi e della propria relazione con l'ambiente circostante. E in clinica il livello è definito operativamente al letto del malato dalle risposte del paziente all'esaminatore. Vi farò vedere molto semplicemente come si procede in clinica. Tu provochi il paziente, se il paziente non ti risponde, ovviamente sto semplificando, in qualche modo l'inferenza che quella persona non abbia la coscienza, con gli ovvi limiti di una tale definizione. Ovvi limiti perché è possibile, questa è la domanda diciamo, da $1 milione, alla quale magari potrete rispondere voi tra qualche anno, che se definiamo così la coscienza, ossia in base alle risposte di una persona, dobbiamo ammettere che esista la possibilità di una coscienza totalmente interna. In via teorica è possibile che una persona abbia una sua coscienza e a seguito di una malattia non riesca ad esprimerla, non risponda, ma il fatto che non risponde non vuol dire che inevitabilmente non sia cosciente. Nella pratica clinica, vi faccio fare un salto dal paradiso all'inferno, perché in clinica ovviamente bisogna essere pragmatici, i tempi si contano in minuti, parliamo di persone a rischio della vita perché il coma è un'emergenza medica. E queste sono le descrizioni, questo è un caso simulato, però queste sono le descrizioni che si trovano nelle cartelle cliniche. Un paziente di 67 anni è ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente stradale. La valutazione iniziale è quella che vedete a destra. Non parla e non risponde a domande, neanche semplici. Non si muove, è totalmente immobile. Dopo intensa stimolazione dolorosa apre gli occhi. E allora se collaborate con me vi faccio la domanda per alzata di mano. Sono tre possibili risposte, quattro anzi, la quarta ve la dico adesso. Quanti di voi pensano che possa essere in coma? Risposte possibili sì, sono sì, è in coma, no, non è in coma. La terza è quella che piace di più agli studenti di medicina, ve la metto. Questo in realtà potrebbe essere un professore universitario. Questa è una valutazione rudimentale. Suggerisco con forza ulteriori indagini cliniche, neuroradiologiche e neurofisiologiche prima di emettere una diagnosi di tale importanza. Ok. Allora, chi di voi pensa che questo paziente, così con quelle pochissime informazioni, sia in coma? Per alzata di mano. Ok, coraggio. Sono due. Ok, che non sia in coma. La maggior parte di voi. Ulteriori esami? Ok. Vorrei essere al mare? Okay. Questa è la semplificazione in termini clinici, pragmatici, di che cosa sia la coscienza. La coscienza possiamo distinguere queste due caratteristiche. Lo stato di veglia e il suo contenuto. Lo stato di veglia è definito dall'apertura degli occhi. Sei sveglio se hai gli occhi aperti. Se non hai gli occhi aperti, non sei sveglio. E questa è la definizione del contenuto in un pronto soccorso, in una terapia intensiva, in un reparto. Al paziente si chiede di eseguire degli ordini semplici. Vedete, fai il segno della vittoria, fai il pugno, pollice su. Se questa persona esegue degli ordini semplici, una coscienza, seppure rudimentale, c'è. Qual è naturalmente la cornice di questa storia? Non è una persona qualsiasi, questa è una persona che ha avuto un evento acuto, ha avuto un incidente stradale, ha avuto un'emorragia cerebrale, ha avuto un'infezione del cervello, quindi è evidente che noi siamo in qualche modo allertati alla possibilità che questa persona abbia un danno cerebrale, o magari ne siamo assolutamente certi, e avendo un danno cerebrale andiamo ad esplorare con queste semplici domande se vi sia una traccia di coscienza oppure no. Perché fuori dal contesto è evidente che queste domande non avrebbero nessun senso. Il senso qual è? Che in quel contesto di malattia acuta, violenta, se una persona non è neanche in grado di eseguire un ordine semplice, allora noi possiamo assumere che non abbia alcun contenuto. E allora il coma è esattamente questo. È l'unica condizione di patologia umana in cui entrambe le caratteristiche della coscienza vengono perse. E il contenuto e lo stato di. E quindi se andiamo a vedere
la definizione operativa è un paziente che in seguito ad un danno del cervello non apre gli occhi, se li aprisse avrebbe lo stato di veglia, non esegue ordini semplici e non emette suoni comprensibili neanche dopo intensa stimolazione. È semplice, è essenziale e funziona, perché di nuovo vedete che vi è la definizione esatta del contesto clinico, è un paziente che ha subito un danno cervellare. E allora questo paziente non è in coma perché apre gli occhi, e quindi quella semplice definizione è sufficiente, non c'è bisogno di così tanti esami. Ha certamente problemi questa persona, non è in coma e tuttavia non muove, non si muove, non parla, e questo a sottolineare ovviamente che tra l'essere cosciente e l'essere in coma vi è una, diciamo, un range di possibili stati della coscienza estremamente variabile. Tuttavia, definire un paziente in coma o no è importante, perché ha a che vedere con la prognosi. Quindi anche una definizione del genere, semplicemente applicata in un pronto soccorso, è clinicamente rilevante. Allora vi chiedo, qual è, a fronte della definizione che io vi ho dato del coma, quale secondo voi di queste affermazioni è vera? Nel paziente in coma. Non vi faccio votare per tutte perché altrimenti finiamo a luna. Però ve le leggo. Non vede, non sente, non parla, non pensa, non sogna, non ha movimenti intenzionali, non prova sentimenti, non ha paura, non ha angosce, non cerca aiuto, non si difende. Volete fare qualche commento? Gli anticipo qualche commento che di solito fanno quando faccio queste lezioni. Come fai a capire che non sogna? Però questo è un altro livello, a mio avviso, è un altro livello di problema. Stante la definizione di coma, quale di queste è possibile? Altra cosa è come facciamo a dimostrarlo. Allora, teniamo separati in due piani. Quanto in accordo con la definizione di coma è possibile che una persona non pensi? Beh, se non ha un contenuto della coscienza non può pensare, e se pensa non è in coma. E provare i sentimenti? Beh, provare i sentimenti l'avete visto in una delle definizioni della coscienza, è parte integrante della coscienza, viva Dio, quindi se provasse sentimenti non sarebbe in coma. E provare paure ancora di più, perché le paure hanno a che vedere con la coscienza come esperienza personale. Uno di noi ha paura dei topi, l'altro ha paura dei ratti, l'altro ha paura del professore, quindi sono sentimenti complessi che indubbiamente richiedono una coscienza. E quindi un paziente in coma non può provare paura. Altro conto, altra dimensione è come fai a dimostrarlo. Ma se la definizione si applica, questo è vero. E queste frasi aiutano nel confronto con i familiari di queste persone, perché queste stesse domande le fanno i familiari quando hanno una persona amata ricoverata in terapia intensiva. In terapia intensiva le persone vengono tenute nude, e allora la domanda è: ma non avrà freddo? E non è una domanda sciocca, e dobbiamo rispondere. Avere freddo, provare freddo, e ha a che vedere con la coscienza. Se è in coma non può provare freddo, non cerca aiuto e non si difende. Quindi i diritti, passate il termine, di questi pazienti sono affidati ai medici e agli infermieri che li assistono in terapia intensiva. Oggi le terapie intensive si sono aperte, il reparto in cui io lavoro è il reparto più aperto dell'ospedale. Si può entrare vestiti così, entrano le famiglie, e quindi le famiglie ci aiutano a ricostruire il vissuto di queste persone, ci aiutano a costruire un rapporto medico, famiglia, paziente, che altrimenti non potrebbe esistere, perché in terapia intensiva i medici e gli infermieri che ti capitano e non quelli che c'è, e tu devi costruire la relazione di fiducia. Svegliarsi dal coma, ok, domandina, poi lo mettiamo nel quiz generale, questa linea coscienza. Quanto può durare al massimo il coma? Settimane, mesi, anni, indefinitamente. Allora vi chiedo sempre di votare, adesso poi ve le leggo una alla volta e poi votate, d'accordo?
Allora, quanti di voi pensano che il coma possa durare al massimo settimane? Ok? Mesi? Ok? Uno di voi, un coraggioso. Anni? Ok? Indefinitamente? Perché? Perché l'abbiamo sentito mille volte sui telegiornali, giusto? Sui giornali, abbiamo letto i giornali. Sì. Ok? In realtà il coma è una via di passaggio, una via en route. Verso che cosa? Verso altri destini. Ahimè, alcuni di questi destini sono terribili, perché i pazienti di coma possono morire. E la mortalità dipende da che cosa ha causato il coma. Oppure possono passare in una nuova situazione, semplicemente aprendo gli occhi, non sono più in coma, e passano in una condizione che vi farò vedere, che si chiama stato vegetativo. Oppure possono percorrere per intero la filiera, diciamo così, della ripresa e tornare ad essere come erano prima di andare in coma. E quindi il coma non dura mai più di 6-8 settimane. So di stupirvi con questo, ma qual è il trucco? Che dopo 6-8 settimane o sei morto oppure hai cominciato a recuperare più o meno rapidamente. In ogni caso, se non sei morto, hai aperto gli occhi, e se hai aperto gli occhi non sei più morto. E quello che leggiamo allora sui giornali? Ho trovato qualche titolo, una raccolta infinita. Max si risveglia dal coma dopo 10 anni, capivo tutto, ecco com'è la vita in coma. Si risveglia dopo 12 anni, ho visto e sentito tutto. Dopo 15 anni di coma, Miguel si risveglia e dice: ho sempre sentito quello che mi dicevano. Esce dal coma dopo 4 anni, medici, evento rarissimo. Questi sono abbastanza recenti, vedete, l'ultimo è del febbraio 2016. Storia dell'uomo senza memoria, si risveglia dal coma dopo un periodo enormemente prolungato. Questi sono un po' più vecchiotti, questo forse non lo conoscete neanche. Il miracolo di Antonello Venditti. Esce dal coma grazie ad Antonello Venditti che canta l'inno della Roma. Esce dal coma ascoltando Radio Maria. Un bimbo di Palermo esce dal coma guardando La vita è bella. Questo magari. Brian Adams. Adesso vi faccio vedere una delle più inverosimili, sarebbe credo d'accordo con me. Grazie. I racconti dei successi del suo milagro hanno accompagnato durante i 18 mesi che ha vissuto in coma fino al risveglio. E poi la più inverosimile di tutti, con l'inno della Chiesa. Io immagino che come me siete tutti inverissimi, quindi sono assolutamente inverosimili. Che sia un problema questo, lo dimostra il fatto che ci sono articoli su riviste importanti. Questa rivista si chiama British Medical Journal, una rivista importante, diciamo, di medicina generale, quindi alla quale accediamo tutti. E che cosa hanno fatto questi ricercatori? Sono andati a studiarsi delle soap operas, sapete quelle commedioni che durano 500 puntate, e hanno studiato i casi in cui gli attori andavano in coma. E che cosa sono andati a vedere? Quanto tempo ci mettevano a risvegliarsi e come erano al risveglio. E di fatto, nel giorno in cui i pazienti riprendevano la coscienza, l'86% si riprendeva intanto di colpo. Infatti guardate qui al letto del paziente, non so se vedete la televisioncina di in alto, lì è nel letto, e una televisione si alza in piedi, tu sono sveglio. Esattamente come il vino del Milan, dell'Inter, della Juve, eccetera, eccetera. Senza alcun disturbo cognitivo, senza alcun disturbo della funzione fisica, senza nessuna disabilità residua. E questo ci dicono gli autori, è pura fantascienza. E però perché è importante riflettere su ciò? Perché descrivere il coma in termini entusiastici crea delle attese che non esistono. Questo crea problemi, perché non è affatto vero che risvegliarsi dal coma sia qualcosa di immediato, ed è ancora meno vero il fatto che dopo un periodo di coma non ci siano deficit residui. Il paziente con un trauma, che sia in coma dopo un trauma cranico, l'incidenza di disabilità è del 100%. E questo è un articolo che avevamo scritto alcuni anni fa con
insieme con due studenti di medicina, l'ho molto apprezzato dalla stampa, perché eravamo andati a vedere la storia di Eluana Englaro, che ricorderete, quella ragazza giovane che aveva avuto un arresto cardiaco, era stata in coma, non era morta, aveva cominciato ad aprire gli occhi ed era diventata vegetativa ed era vissuta così per, se ricordo bene, 17 anni. E nell'anno, diciamo, che si concluderà con la morte della ragazza, siamo andati a vedere che cosa scrivevano i giornali. Abbiamo trovato su questi quattro giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa e Avvenire, vedete 2099 articoli, adesso non entro nei dettagli, vi faccio vedere solo la valutazione finale. 18 articoli di 2000 che parlavano dello stato vegetativo e dicevano correttamente che cos'è. Questo ve la dice lunga su quale sia l'attenzione dei giornalisti ad un argomento di così straordinaria importanza. I giornalisti sono più interessati agli aspetti politici. Togliamo la nutrizione, non la togliamo, però la gente per decidere se toglierla o non toglierla prima dovrebbe avere chiaro che cos'è ciò. E che è questo? Lo stato vegetativo è una condizione in cui è perso solo, passate il termine, il contenuto della coscienza. Quindi sono persone che sono sveglie, hanno gli occhi aperti. Questa è la prima definizione dello stato vegetativo. Siamo nel 1972 vedete, la descrizione è fortissima. Hanno gli occhi aperti o li aprono dopo stimolazione intensa, hanno movimenti oculari erratici, vuol dire che muovono gli occhi a caso, ma sono incapaci di sentire gli oggetti, hanno movimenti degli arti, quindi si muovono, ma che non sono mai intenzionali, possono emettere suoni, ma mai parole, perché se emettessero delle parole avrebbero un contenuto della coscienza. Hanno il riflesso della apprensione, come i bambini piccoli, quindi alcuni riflessi che erano scomparsi ricompaiono, della masticazione e della deglutizione, quindi se nutri queste persone vivono e possono anche fare sconosciuti. E se guardate la foto a destra, è un esempio che la natura animale ci ha messo a disposizione. È un gallo a cui il proprietario americano, a Natale, aveva tagliato la testa, che vedete lì ai piedi della gallina. E però con grande sorpresa la gallina è rimasta in piedi. Questa direi che è una buona prova, il cervello della gallina non è noto, diciamo, per essere un riferimento importante, però anche la gallina ce l'ha, e vedete che questa potrebbe essere, se volete, una esemplificazione dello stato vegetativo, cioè le funzioni vegetative ci sono. Infatti che cosa fa? Questa è la storia di Mike, il pollo senza testa, che è anche il sito web. Vedete lì in alto a sinistra che ha la testa in mano, in quella in mezzo gli ha messo un sondino e lo nutre, e da buon americano lo porta in giro per le fiere, quindi ci fa anche i suoi soldini, e vedete che ha dei movimenti, e a commemorare il vento nella città degli Stati Uniti, che adesso non ricordo quale sia, all'ingresso c'è il pollo, anche questo, senza testa. Se mai aveste pensato l'idea di voler comprare questo libro, c'è anche il libro. E questo invece è un esempio ben più drammatico nell'essere umano. Questi sono bambini anencefalici, cioè questi sono bambini che nascono così, nascono fin dall'inizio senza gli emisferi cerebrali. Hanno solo quella parte del cervello che si chiama tronco cerebrale che gestisce la vita vegetativa. Quindi questi bambini per un brevissimo periodo della loro vita possono respirare e se nutriti possono sopravvivere. Quindi questo è lo stato vegetativo. A sinistra che cosa non ha? Il paziente con stato vegetativo non ha consapevolezza né di sé né dell'ambiente. Non ha risposte comportamentali costanti, intuitive, intenzionate o finalizzate a qualsiasi tipo di stimolo e non ha né comprensione né espressione. La vostra destra è quello che è lo stato vegetativo invece ha uno stato di veglia intermittente, quindi delle volte hanno gli occhi chiusi e delle volte hanno gli occhi aperti. Hanno una serie di funzioni che noi chiamiamo vegetative, grazie alle quali vivono. Quindi questi pazienti non sono delle terapie intensive. Queste persone
possono essere nei reparti di riabilitazione, di urgenze o a casa, ma certamente hanno incontinenza e quindi hanno bisogno di moltissima assistenza perché sono immobili nel letto e quindi se lasciati a sé certamente morire. Vegetativo, sto per finire, vorrei presentarvi uno degli esperimenti, il primo, che secondo me è molto interessante, a questo ne sono seguiti altri. Allora, il titolo è difficile, Willful Modulation of Brain Activity in Disorders of Consciousness, quindi pazienti che hanno alterazioni della coscienza che in qualche modo riescono a modulare volontariamente l'attività del loro cervello. Vediamo che cosa vuol dire. Prendono 54 pazienti che hanno subito negli anni precedenti un grave danno cerebrale e insegnano loro, adesso sono stato a leggere, vedete, le scrivo, insegnano loro due tipi di funzioni. Cioè vanno da questi pazienti e dicono: ti insegno una task motoria. Immagina che stai giocando una partita a tennis e immagina che lo stai facendo proprio nel momento in cui colpisci la pallina, quindi l'attivazione di una specifica area motoria che noi possiamo vedere grazie a tecniche di imaging funzionale, per esempio con la risonanza magnetica funzionale. Quindi tu pensi che stai giocando a tennis, attivi quella parte del cervello e io con la risonanza magnetica capisco se tu accetti, se quell'area si accende. E poi ti insegno un'altra performance, che è quella, del muoversi in uno spazio. Prova a immaginare che ti stai muovendo nelle stanze della tua casa oppure per le vie della tua città. È evidente che se queste persone comprendono e imparano, attivano aree diverse, totalmente diverse, quando immaginano di muoversi in uno spazio rispetto a quando invece si muovono un campo da tennis e colpiscono la bambina. Questo è il paziente numero 23, che è quello che è venuto bene, perché qui stiamo parlando di ricerca, questo non succede ancora in clinica. Intanto, anche senza essere medici, guardate a destra il cervello di una persona sana e a sinistra il cervello di questo ragazzo con esiti di trauma cranico che, se ricordo bene, saliva da almeno 2 anni prima. Guardate i ventricoli cerebrali quanto sono grandi, che vuol dire in sostanza che il cervello si è atrofizzato rispetto alla condizione normale. E qui è l'attivazione dell'area motoria supplementare che avviene nella persona di controllo, ma anche in questo ragazzo. Quindi il primo messaggio è che alcune di queste persone che erano in uno stato vegetativo probabilmente non lo erano affatto, visto che riescono ad imparare ad attivare su richiesta un'area specifica. E queste sono le aree del giro pare ippocampale che si attivano quando sia il controllo sia il paziente numero 23 immaginano di muoversi in uno spazio. In realtà questi autori fanno un ulteriore passo avanti perché dicono: ok, avete capito, alcuni di voi hanno acquisito e hanno compreso. Allora usiamo questo sistema per permettervi di rispondere. Se volete dire sì, pensate di giocare la partita a tennis e quindi io come me ne accorgo? Perché voi attiverete quell'area lì. Se volete rispondere no, allora pensate di muovervi in una stanza. Ecco perché il titolo Willful Modulation of Brain Activity. Modifica la tua attività cerebrale intenzionalmente per rispondere, per darmi delle risposte che altrimenti non puoi darmi, perché evidentemente in questo momento la tua situazione è quella di una qualche forma di coscienza che non può essere espressa per le limitazioni funzionali che il trauma ha comportato. I partecipanti, quindi, per esempio, le domande erano semplici e richiedevano una risposta sì-no ai dei fratelli, sì o no, e venivano istruiti a rispondere durante l'esame di risonanza magnetica, usando la scena motoria per rispondere sì e la scena spaziale per rispondere no. Se, adesso vi farò vedere il risultato, se alcuni di questi pazienti dovessero rispondere correttamente, voi capite che questa è una forma importante di dimostrazione della coscienza, perché
queste persone hanno operato una scelta. Quindi non è una percezione inconscia di un fenomeno pure descritto, è qualcosa di cosciente, perché ti dicono: pensa alla partita tennis, ma la pensi se vuoi farlo, quindi operi una scelta cosciente. In risposta alla domanda, il nome di tuo padre è Alexander, il paziente rispose sì, correttamente, con un'attività corrispondente a quella della scena motoria della risonanza funzionale. In risposta alla domanda, il nome di tuo padre è Thomas, il paziente rispose no. E così di seguito ad una serie di domande. Dei 54 pazienti che vi ho presentato all'inizio, solo 5 furono in grado di rispondere correttamente. Però 5 persone, di fatto, da anni erano definite in uno stato vegetativo da persone sicuramente straordinariamente esperte, e tuttavia non lo erano. E quindi la coscienza nascosta potrebbe esserci ed essere veramente inaccessibile alla valutazione delle persone. Quindi deve essere la nostra preoccupazione. Grazie. Sul coma farmacologico, quando si decide di mandare una persona in coma farmacologico e soprattutto con quali metodi lo si può, diciamo, riportare alla realtà? Allora, è una domanda interessante, perché intanto è di attualità, perché sapete che ogni tanto c'è quella povera donna a cui il marito il carabiniere ha sparato e ha ucciso i due figli in coma farmacologico, quindi lo sentiamo ripetere spesso. Il senso del coma farmacologico è intanto un coma indotto con dei farmaci. Noi abbiamo farmaci straordinariamente potenti che possono indurre, per esempio, un coma profondo nel giro di 10 secondi. È un farmaco che si chiama Propofol, in 10 secondi passi dall'essere sveglio all'essere in coma profondo. E questa condizione può essere mantenuta anche per giorni. Il senso qual è? Che c'è un cervello che è potentemente danneggiato e vogliamo ridurne il consumo di ossigeno. In qualche modo, se pensiamo all'anestesia generale, ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo subiscono un coma farmacologico, perché l'anestesia generale questo è. E quindi il mio consiglio è: se mai dovessimo aver bisogno di intervento chirurgico, sceglietevi il chirurgo, ma guardate bene anche l'anestesista, perché i farmaci che si usano sono farmaci di straordinaria potenza. Certo, sono così potenti e malleabili che quando poi li sospendi ti riprendi rapidamente. Ma questi stessi farmaci possono essere mantenuti a lungo, naturalmente in reparti, diciamo, organizzati come le terapie. Non so se mi ricordo. Molto blu. Allora, credo che andiamo a prendere la vigilanza e la coscienza e andiamo, se volete accomodarvi, abbiamo organizzato un euro ristoro.